a tutti ragazzi e benvenuti alla nuova puntata di Dead Rising 3 con Espy Jockey. Il mio nome è come sempre qui, il nome è e la Mustang. E lui c'è Espy Jockey e c'è la Mustang ovviamente. Abbiamo la Mustang perché e senza la Mustang e io la Vavetri non possiamo... Ok, fammi salire. Comunque, l'ultima volta... Mi confondono. Al volo. L'ultima volta siamo andati a... Sono dentro la macchina. L'ultima volta siamo andati a distruggere delle razioni. Abbiamo incontrato un omaccio brutto. Brutto? Giusto? Un dottore. È un macellaio. Quello è un camion. E aveva un sacco di gatti. Quello era un camion. Dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo andare tutto dall'altra parte. Una moto? Io mi prendo la moto. Va bene, io mi prendo la macchina. Anzi, no. Io so cosa prendermi. Oh, andiamo. Facciamo una cosa assolutamente non omosessuale sulla moto. Cioè? Vieni qua. Aspetta. È tipo monta. Che... Aia. Tranquillo, amico. E non frena. Dimmi che vai. No, niente. Volevo prendere il camioncione. Oh. Vai. Ok, let's go. Non giudicateci. Allora, ecco, la direzione è giusta, vai sinistra. Io volevo fare la rampa. Oh. Si possono fare le penne, non mi ricordo. Non lo so. Ah. Senti il motore di questa cosa comunque. Sì, lo è... senti, è stupendo. È un triciclo. Esatto, stavo per dire, è un triciclo. Siamo a 900 metri okay. Comunque. Dobbiamo attraversare sì, questo punto. Dobbiamo fare una lenta retromarcia. Cioè, ci pigliano gli zombie in retromarcia. Non cambiate canale. Okay. Dai, aia. Qua passiamo quello sopra il muro. Sopra a tipo lo zombie senza casa, poverino, che è vita triste che ha avuto. Non so, sono io che cerco di fare una musichetta triste, ma non riesco. Perché non sei capace di editare. No, non sono capace a fare. Esatto, io voglio fare tutte che non c'ho voglia. Più che non essere capace, non ho voglia, che è diverso. Esatto. Come fai a trovare la musichetta? È un casino. Google è un posto allora, tanto grande. Destra. Non fa il povero qui. Ah! Aia. Sinistra. Ok. Ok. Facciamo. A sinistra qua. Decid. Senti come sgasa, ma devi cambiare le marce. Destra qua. No, io vado sempre in prima. Sinistra. Dove devo andare? Quale sinistra? La sinistra questa prima? Va bene. Ah, no, questa va bene. Sinistra. Yes. Perfetto, siamo praticamente davanti. I paletti? Sono dei paletti. Esploderà, amico. No, corri, corri. Come siamo stati sincronizzati? 10 out of 10, proprio. Aspetta, troviamo un'altra auto. No, vabbè, 500 metri dritto. È esploso. Basta tutto. Andare in giro. Perché ho lanciato 3 candelotti di dinamite e questa potrebbe essere la spiegazione, forse. Allora, ma anche no. Oh, sorry. Scusa. Corri. Corri. Minchia, quanti sono. Corri. Oh, c'è altra dinamite. Corri. No, dinamite. No, corri. Non si va avanti senza dinamite. Io ho un distributore di giornali. Ok, ho lanciato un candelotto sui piedi del sottoscritto. Vai. Io mi sto facendo strada con un distributore di giornali, non puoi capire. Sì, ma la dinamite è figa. Ah, no, mi stanno mangiando. Stai morendo, okay, stai morendo, c'ho del caffè, però, ho qua una bevanda. Thank you. Non me la prendere, grazie. Dove sei? Madonna, no, l'ho bevuta. Sono la dinamite. Credo di averla bevuta. Ho tirato una granata. Ok, non sono l'unico che fa sti cazzate. No, la roba per salvarti. Ho un lampione elegante. Oddio, quanta roba c'è! Un lampione elegante. Sto morendo anch'io. Ma come facciamo a morire così? Oddio. Cioè, vabbè, a parte perché sono stupido io. Ok, allora, prima di tutto mi salvo. Beh, l'ho tirata sbagliata, fantastico. Ok. Ok, ora devo trovarti qualcosa di cibo, giusto? Un coltello da chef. Con questo posso prepararti del cibo. Esatto, sushi. Una balestra. Con questo posso porre fine alla tua miseria. Puoi imboccarmi. Bistecca. Nice. E anche. E te la mangi? Un hamburger. Che mi mangio io perché così mi ripiglio. Ok, arrivo. Non me lo volevo io l'hamburger. Non c'ho i denti buoni. A te do la bistecca.
a rompere. Non c'ho i denti buoni. Devi cucinare bene. Dove cacchio sei? Come hai fatto a morire lì? Non lo so, è un mistero. Dietro, destra. Ti vedo, ti vedo. Oh yes. Ok. Come hai fatto a morire lì, Joker? Non lo so, non chiedermelo. Un fucile d'assalto, infatti. Il mio ex fucile d'assalto. Ok. Io sparo. Ho un altro hamburger. Buono. Fantastico. Whee! Ok, diamoci dentro. Di qua. Siamo solo a 400 metri. E minchia, quante apiregine ci sono? Ma che stai scemo? Devi mollarmi. È troppo easy. Un'altra apiregina. Ma ce ne sono tre qua. Cioè, io ne ho. E un'altra. Oh, basta, avete stancato voi. Rivendico. Ok, facci prendere le api. Non rifacciamolo, ok? Oh, martello. Ah, è vero che ci sono anche le co. Barattolo la peregina in alto. Wow. Ah, Gesù. Un po' la strada qua. Ok, mi sono liberato. Ok. Di qua. Bravo, dritto, dritto, sempre dritto, giochi. Io sto provando a spaccare il barattolo, ma qua. Con il click devi tenere il click destro e poi tirare. Così. Ok, e ora vuol dire che posso correre. Fottiti. Madonna, è difficilissimo arrivare da una parte all'altra adesso. Vabbè, ma la falce. Aspetta, falci pitoserba, non faccio. No. Sì. Qualcosina forse. Falci pitoserba. Forse sì. Però com'è che si riescono a combinare? Con F e poi devi. E poi si combina lui. Ok, mi sa che non c'ho il tempo di farlo, quindi tengo la faccia e frega cazzi. Una doppietta. La mena variata. Ok. Allora, io sono a 300 metri dal posto. Vedo se trovo un mezzo. Ok. Perché un mezzo sarebbe utile. Peperoni. Peperoni? Come peperoni? Peperoni, sì. Ho sentito sussurrare peperoni. Non era previsto. Peperoni. Cosa hai sussurrato? Oh, peperoni. Ok, qua la Ma strada. Ma scusa, stavi cercando un mezzo e ti sei mancato la macchina di quit perfetta, verde. Quale? Oh, salve. Grazie. Cioè, era sì, tua l'ho macchina, mancata completamente. E si chiama penetratori pure. Ottimo. Dobbiamo, mi sa che fare un salto. Dove? In che direzione? Verso destra? Dritto, dritto. Ah no. Yeah. Perfetto. Fai destra la prossima. Ok. Lavavetri del cacchio. Ho detto che non voglio nulla. Niente accendini. Ok. Rose. Dritto cazzate. Qua, dritto qua, dritto qua. Mimose. Tutta dritta. Tutta dritta, soldato speed jockey. Yeah. Poi le mimose le vendono soldato, solo alla festa della donna. Che per me non esiste. Quindi. Sì, va. Le donne non hanno una festa. Soltanto festini. E via che se ne va il 18%. E via che se ne va il 18%, esattamente. Sarà contenta la mia ragazza che è qua di fianco. Ah, ora, io sto prendendo la. Ok. Sì, oh sì, mio giusto. Dio, la mia iniziativa per una volta era corretta. E poi qua a destra. Yes. E c'è Lauren. Ciao, Lauren. Lauren. Il trapano elettrico. Trapano elettrico più dildo. Magari non cancello quel disastro che hai sul collo. Qua sopra. Perfetto. E apriamo. Yes. Cutscene. Questo cazzin! Significa altro boss. Significa altra... cazzi. Inchiappetta. Ah no, ok. Io speravo di inchiappettarlo. Oh mio Dio, mi è sorpreso. Ce l'hai fatta. Bel lavoro. Grazie. Una gran gnocca. Senti, questa. Ma tu e Red. Cioè. Ehi, Annie. Ho ricevuto un segnale di emergenza da Angel. Ah, sei tornata. Non essere sorpreso. Red, che succede? Angel dice che c'è un video degli attacchi contro i civili alla stazione di polizia. Ah, sì? Registrato dalle telecamere. Con quello potremmo incastrarli una volta fuori. Mm-hmm. Ma prima dobbiamo andare da Angel. Sappiamo la sua posizione. Perché dobbiamo incastrare la polizia? Vado io alla centrale. Ah, boh, cioè, perché... Solo copiare il video dal computer? Mi piacciono le api. Ce la fai, Nick? È un crimine. Sì. Tranquillo. Angel e hanno tipo volevano far piacere a tutti le api, quindi li hanno occupati della stazione di polizia e sono il cervello delle persone, capisci? Ah, sì, è vero. Adesso mi ricordo.
Non è una questione di amore bene. Per le api. Tutto bene. E quindi è solo una questione di impollinazione. Ti proteggo. Esatto, hanno impollinato tipo le api. Dobbiamo raggiungere poi Angel, che è in Central City. E impollinarlo. 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 Ok. Esatto. Qua c'è un'altra questa la missione. Se ti interessa. Yes! Ma qua c'è granate infinite. No, non saranno infinite. Saranno infinite. Sarebbe troppo bello. Un sogno che diventa realtà. Vediamo se posso finita la granata. Wait, posso fare una combo con il fucile? E la granata? Sul serio? Un cannone. Non dirmi. Oh, ma anch'io la posso fare forse. Guarda quanto è bello. Scusa, che fucile hai preso per... Perché tu fai queste cose? Io invece sono lo sfigato che non fa niente. Povero. No, ma ci deve essere. Come faccio a farla combo? Che fucile era? Era un fucile, era qua sul tavolo. A canne mozze oppure... Era una doppietta, beh, c'era scritto. Scusa, ma se uno prende la falce, io non posso colpire la falce con niente. No. Oh yes, qua c'è una combo. Scatola di granate. Tranquillo, anch'io adesso c'ho il cannone. Ottimo. Oh, yes. 12 soltanto. Mi deludi un po'. Chiamate in arrivo, Z. Wow, c'è un tizio che piange davanti a dei gioielli al deposito di autobus di Almuda. Perché non gli porti un fazzoletto? Ah sì? What? Che cazzo di domanda è? Cioè, non c'è il fazzoletto, l'ho dimenticato a casa. Neanch'io, io non li porto mai come... Massimo gli posso dare i miei boxer sporchi. Tanto. Poi birra! Sei un professionista, quindi ce la fai. Yeah! Birra! Oh, wait. Non ho perso. Voglio vedere con la falce. Ho perso una granata. Oh, ho un detonatore a distanza. Col PC e la dinamite. Oh. Che figata. Oh. Di beh. Casomai potrebbe essere utile contro qualche boss, ma... Ma aspetta. Ah, ma questi non sono zombie. Oddio, per un momento il mio cervello non aveva realizzato. Ok, io ho falce e lì c'è il martello. Facciamo il gruppo falce-martello. Sicuramente ci sarà, raccoglilo. Allora, vediamo un po'. Tieni, puoi avere la balestra se vuoi. No, tranquillo. No, non c'è! Che tristezza. No! Va bene, puoi avere la balestra. Gli americani capitalisti. Comunque andiamo. Qua sotto? Qua cosa c'è? Minchia, quanta roba c'è qua? Sedi da GR. Scontri di fortuna. Nice. Motosega. Oh. Vai. Prendila pure. No, non si può combinare con nulla. E l'armadio dei vestiti. Tristezza. Ok. Forse motosega e martello. Questo si sa. Ah, cazzo, qua c'è l'armadio delle armi. Ma no, ma nemmeno questo. Pure. Armadio vestiti. Dai, un po' di cambio di look ci può stare. Li cambiamo? Completi? Assolutamente no. Torso. Vai. Allora. Meglio di niente. Che schifo, amico. Oddio. Tutto di peggio. Oh, che schifo. Bella merda. Scaricabile, completi. Bella merda. Salve. Io sono l'uomo della falce e del martello. No. Che merda. È meraviglioso. Anch'io mi sento abbastanza a mio agio con questa cosa. Ok, andiamo. È quello delle armi? Non hai preso qualcosa di figo? No, non ho preso armi fighe. Prendiamo armi fighe? Vogliamo barare malamente? Sì, dai, bariamo malamente. Allora. C'è il cannone a rotaia. Lo schioppo. Il cannone a rotaia? Oddio. Scorie esplosive. 9 colpi. Come fa il cannone a rotaia? Posso testarlo su di te il cannone a rotaia? Vai. Sei completamente... Oddio. Che diavolo ho fatto? Merda, scusa. Wait. Cosine, piccole. No. Non così, idiota. Ti sono fuoco, cucciolo.
Ok, esplosi. S19 SHVR. Boh, vabbè, i nomi impronunciabili. Non lo so cos'è, non chiedermelo. Cannone a rotaia. Ma questo vuol dire imbrogliare, quit. Perché sì, fa parte del gioco. Un pochettino. Dai, sì. Ma fa parte del gioco. Il frantumo. Oddio, hai due cosi. Allora, ho raccolto questa roba che non so cosa sia. No, non volevo fare questo, volevo prendere questo. Ma questa colpi infiniti. Ok. Quale? No, 19. Questa roba non c'è. È 19, è 19. Io non li vedo. Vabbè, è bugghiato. Vieni in parte. Let's go. Sono più fottatile. Mi spiace, ma io abbandonerò la farcia e il martello per i coltelli da combattimento. Go. Let's go. No. Ma ti sei un bimbo minchia sul code con i coltelli. Sì, esatto. No. Non puoi. Oh mio Dio, ma deve essere troppo qui. Minchia, però la schiacciata, la pestata col tacco. Eh? Quella devasta. Il tacco. Sì. 12. In mezzo agli occhi. Bam. Ora, dobbiamo andare a 650 metri da qui. Siamo a 16 minuti. Ora dobbiamo quindi sperimentare queste armi. Esatto, sperimenteremo queste armi e poi termineremo l'episodio. Perché... Oh yes. Allora, sono prima bellissime. Di tutto, il cannone. Uccidiamoci. Colpa mia, colpa mia. Ok. Cioè, tempo 4 giorni prima della bomba e noi stiamo sperimentando roba. Ma tranquillo, chi se ne frega. Ok. Poi scudo e ascia. Questa cosa, questa cosa, mi congela. Vabbè, scudo e ascia penso che ti proteggo da parecchia roba. Però esatto, non è che sei troppo OP. Congela, ma sei bellissimo. Questo è lo sparadildo che devo tenere. Questo è il lanciagranate, penso. Sono stufo di questo manicomio. Fa anche lui la sua. Guarda che figa. Ah, mi stava cercando di mordere il pacco. Signorina Bricancella. No, questo è lo schiacciasassi, però i coltelli da combattimento. No, 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 guarda questo. No, i coltelli da combattimento sono fenomenali, però. Cioè, sono velocissimi più che altro. Ma guarda questa cosa. Prende tutti gli zombie a una certa altezza. Veramente? E poi esplode, sì. È troppo OP. È OP al cazzo. E tu vieni qua, te lo mostro. Bam. Ma che. Va bene, dai. Vai, fammelo vedere. La nostra armozza. Guarda, guarda, vieni qua. No, Dove sta? Dove stanno bel assemblamento di zombie? Assemblamento di zombie. Di solito siamo così bravi a trovarli. Mi sono buggato. Ok, sono sdraiato sulla cosa. Eccoci. Vai, vai. Lascia andare. Dove sei? Di là, di là. Vai, nice. Guarda qui. Oh, non ce ne sono così tanti. Guarda lì in fondo. Oh my god. Che tira giù passando. Che figata. Lol. Vai, saliamo sulla quit mobile. Vai, vai, sali. E andiamo verso il prossimo episodio. Yes. Quindi signori, il prossimo episodio è sul canale di Jockey. Ricordatevelo, yes, quindi solito. Iscrivetevi a lui, passate da lui, eccetera, eccetera. Il mio nome è come sempre GuttonWay, ti ringrazio come sempre Jockey di aver partecipato a questo video. Piacere. Il prossimo mio video di Dead Rising arriverà a breve. E ciao a tutti. Bye bye.